Buongiorno signori, oggi facciamo un giro con questa Peugeottina molto carina e accessoriata. Questa è una 208, è una GT Line, quindi col pacchetto GT. Praticamente ha un po' di tutto, ha gli interni in stoffa pelle, molto belli, tenuti direi come nuovi. Volantino multifunzione, cruise control, logicamente i quattro vetri elettrici, freno a mano di stazionamento elettroattuabile, le varie modalità di guida, sport, comfort, eccetera. Il quadro digitale, non so se lo vedete, è tridimensionale, cioè quindi ha questa sensazione dei numeri messi più avanti e il fondo con l'autonomia più schiacciato. Retrocamera, un po' di tutto, grande schermo, navigazione cartografica, cruise control, comandi al volante, logicamente audio e tutto il resto. Penso che poi abbiate la possibilità di inserire sempre il telefono per tutte le varie cose, Apple CarPlay, via discorrendo. Due prese USB, no, una per una USB, una la ricarica, lo fa proprio vedere. Tra l'altro dovrebbe avere già la modalità per ricaricarsi il telefono, per quei telefoni moderni che si ricaricano appoggiandoli. No, poi la macchina è una macchina che piace, cioè impostata così proprio sullo sportivo, cerchia 17, minigonnine nere lucido, tutta la colorazione della macchina è madreperlata, non è bianca. La macchina ha 56.300 km. Sto cercando di... Ah, eccolo qua, boh, non vedevo. Ok, quindi da qui facciamo l'impostazione, per esempio la sportiva. Ah beh, si sente subito che è molto piena, un po' come quello che fanno altre case con le elettriche, ormai lo fanno un po' tutte. Un allestimento un pochino bellino, c'è questa impostazione, anche se è un cambio manuale, quindi non è che non ce l'ha solo l'automatico. Specchietti. Beh, specchietto per esempio, poi non so se è di serie o se è una cosa in più, però vi dico che la macchina, anche l'avviso di sorpasso della macchina, ti fa vedere, ti si illumina se una macchina ti sta sorpassando. Anche questo è interessante. Quindi dicevamo sensori, retrocamera, navigazione, quei fari a LED particolari davanti, i cristalli sono i suoi originali. Beh, la guida è piacevole, perché io dico è un giocattolino, nel senso scattante, pimpante, non è troppo lunga, le 5 porte la guidi bene, hai l'ISOFIX addirittura anche sul sedile anteriore, quindi per il bambino i primi tempi si può tenere questo discorso. È una macchina che ti invoglia a schiaccinare, proprio perché va con questa modalità qui, poi è sempre pronta e poi consuma poco, perché col diesel, che se ne dir voglia, sbaglio a parlare, ma comunque il diesel secondo me è sempre uno dei migliori motori per la durata, per la coppia, per l'economicità che ha come consumi, come tutto. Bella dentro, finita bene, questo carbonio qua che gira. La macchina moderna, la macchina che è del 2021, marzo 2021. L'abbiamo ritirata in concessionaria. Vedete, tengo la terza e la macchina comunque rotola via sempre bene, senza dover scalare né niente. Cioè, quindi tanta elasticità, coppia sui bassi, ma comunque un bel allungo. Non voglio dire che è una macchina nuova, perché comunque a 56.000 km che sono niente per una macchina diesel, però comunque è una macchina fresca, una macchina che ha fatto 2 anni adesso, ha fatto il suo tagliando, lo facciamo noi, abbiamo l'officina interna prima di consegnarla,
A livello accessoriamento direi che è tra i più completi della sua gamma, se non il più completo. Va bene un po' per tutti, come età, da giovane maturo come me, al ragazzo più giovane, basta che non sia neopatentato perché non va bene per il neopatentato. Questa è una 102 cavalli. L'allestimento comunque sportivo, cioè il cielo interno è tutto nero sopra, l'interno poi nero con queste lavorazioni quadrettate, bello, come ho detto prima, l'esterno bianco madreperla, che è molto bello da vedere anche di giorno. Poi va a gusti, c'è cioè quello che gli piace scura, quello che gli piace più chiaro. Per dire anche se l'ho lasciata in quinta, ecco, l'ho messa in quinta apposta, faccio il sorpasso, la macchina prende bene senza nessun problema. Testi sono un po' particolari perché all'inizio andate a schiacciare quelli sotto, invece quelli sotto fanno la climatizzazione, la chiusura, dove mandare l'aria all'1.8, invece dando il touch sopra, ecco, si passa alle varie funzioni. Ok, direi che in questo caso possiamo anche già cominciare a tornare perché è una macchina che presumibilmente difetti, proprio sinceramente non ne ho sentiti neanche a mezzo. Visualizzazione della radio sempre in tridimensionale particolare perché è staccato il nome con il logo della radio che è dietro. Retro, escludo tutto, visualizza sempre la retrocamera e la macchina, diciamo, ma poi io ho sempre il vizio di guardare perché ecco. Comunque è comodo, eh. E questo è già un Euro 6D, quindi direi che siamo ai massimi livelli come antinquinamento, non ci sono problemi di nessuna sorta di circolazione, potete andare dove volete. Motore 100 cavalli e rotti 102 cavalli, è sempre stata per quelli come me che si ricordano la 205 degli anni d'oro, sempre stato comunque un telaio abbastanza sportivetto, cioè la macchina non piccola, ci puoi stare tranquillamente con i passeggeri posteriori, però è con impostazione di guida la piantata. Una volta c'era la 205 GT, era un mostriciattolo, avanzava davanti quando accelerava, benzina 1.800. Questa è una cosa che ha sì i suoi cavalli, però ha tanta economicità perché comunque i consumi sono veramente bassi. Siamo, guardando temperature, siamo lì ai nostri 90 gradi fissi come sempre, deve stare lì. Difetti particolari di carrozzeria non ne ho evidenziati, magari se stiamo lì a girargli in giro per mezz'ora, magari un puntino glielo troviamo, però è quello che voglio trasmettervi, che la macchina si presenta veramente bene. Tra l'altro questa qui è marchiata identica, stavo guardando della marchiatura lì davanti, marchiatura identica, quindi che è una sicurezza in più per quando, cioè, che non vi serva mai, però nel caso dovessero rubarvi la macchina con la marchiatura identica è più facile il ritrovamento e il riconoscimento della vettura.
sei marce, quindi marcia lunga da riposo che potete mettere in autostrada, superstrada, appena avete lo spazio necessario, abbassa il numero di giri e vi permette di risparmiare sui consumi. Poi possiamo attivare un po' tutto, anche il passaggio automatico dei fari abbaglianti, lo start e stop, l'assistenza al parcheggio, l'antipatinamento, quindi diciamo che meccanicamente la controllate un po' come volete, elettronicamente. Bello il volantino, proprio tagliato così, sportivo, pelle traforata. Vai a guidare, si guida piacevolmente. Comunque, se avete visto il video anche da fuori, anche a livello proprio di carrozzeria, a livello di interni, la macchina è tenuta, voglio dire, classica frase, è perfetta come nuova, però veramente bella, tenuta bene, pronta consegna. Se vi piace anche il colore madreperlato, eccoci arrivati alla base. Allora signore, alla fine del video lasciamo tutti i nostri riferimenti, sia i miei che sono Claudio che il mio cognato Rocco, quindi se avete bisogno ci chiamate, potete verificare sempre, ecco solo il parcheggio anche davanti, che la macchina sia disponibile, e ci vediamo qua in sede e cercheremo di accontentarvi, ok? Ciao, grazie, alla prossima!